Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, dove potete trovare idee per ricette healthy, veloci e facili. Se vi piacciono video di questo genere, mettete un bel like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina e seguitemi anche su Instagram e su Facebook e sulla nuovissima pagina Facebook Liu Sugar Flower Ricette Healthy, Veloci e Facili. In molti mi avete chiesto come ho realizzato gli spaghetti di zucchine che ho postato qualche giorno fa su Instagram e su Facebook. Ed eccovi accontentati. Ho realizzato il video apposta per voi, per farvi vedere com'è facile prepararli. Innanzitutto abbiamo bisogno di questo attrezzo. Io l'ho acquistato su internet per pochi euro, ma si può trovare anche nelle fiere di paese oppure nei negozi casalinghi. È un po' come un tempera matita. La sua funzione è quella proprio di temperare le verdure. In questo modo, vedete, otterremo dei lunghi spaghetti di zucchina che io personalmente cuocio direttamente in padella. C'è anche chi li bolle come se fosse proprio la pasta. Metto in padella insieme alle zucchine il sale rosa dell'Himalaya, sapete che io uso sempre quello, pepe mix, che è un mix di pepe. Oppure possiamo usare il peperoncino, a me piacciono entrambi. Aggiungo uno spruzzo di salsa di soia per rendere il tutto un po' più etnico. Aggiungo 200 g di gamberetti e 200 g di tonno in scatola. Io ho usato sia il tonno sott'olio che il tonno al naturale. Voi potete fare come meglio credete. Dopo un paio di minuti di cottura aggiungo 6 pomodorini, per rendere il piatto un po' più gustoso. A questo punto continuo la cottura e faccio asciugare per bene l'acqua che viene cacciata dalle zucchine in cottura. Ecco qua, pochi semplici minuti e i due piatti sono pronti. A fine cottura aggiungo basilico fresco che io amo. All'inizio ero scettica anch'io riguardo la consistenza delle zucchine, ma vi devo dire che davvero simula molto bene la pasta. Così possiamo mangiare un piatto di pasta senza carboidrati. Avete visto che bel trucchetto? Naturalmente potrete condire i vostri spaghetti di zucchina anche con altri ingredienti o farli anche con un bel sughetto al pomodoro. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un bel like al video e iscrivetevi al canale attivando la campanellina per essere sempre aggiornati. Seguitemi anche su Instagram e su Facebook e sulla nuovissima pagina Facebook Liu Sugar Flower Ricette Healthy, Veloci e Facili. Io vi saluto e vi aspetto al mio prossimo video. Ciao ciao!